Siamo qui con il professor Natalino Ronzitti, professore di diritto internazionale e consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno professore. Buongiorno. Siamo qui per parlare di Palestina. A che punto è il processo di riconoscimento dello Stato palestinese da parte della comunità internazionale? Dobbiamo dire che c'è un cospicuo numero di stati che ha riconosciuto la Palestina come Stato e, oltre a questo, la Palestina è stata ammessa da alcune organizzazioni internazionali, ad esempio all'UNESCO. La Palestina inoltre è stata qualificata come Stato non membro delle Nazioni Unite ed ha lo status di osservatore. Quindi c'è stato un salto di qualità rispetto allo status precedente, in cui fungeva come osservatore, ma solo come movimento di liberazione nazionale, per intenderci. Il problema è vedere se questo processo può venire a compimento o no e vedere se effettivamente la Palestina è uno Stato. Dobbiamo dire che dal punto di vista del diritto internazionale questo è un riconoscimento, direi, promozionale, perché se prendiamo in considerazione quelli che sono i criteri dello Stato secondo il diritto internazionale, cioè il fatto che vi sia un'autorità che governi un determinato popolo entro confini ben determinati, questo ultimo requisito, in confini ben determinati, ovviamente allo Stato attuale lascia desiderare, e anche per quanto riguarda il principio di effettività, questo lascia desiderare perché dipende per le sue relazioni con il mondo esterno. La Cisgiordania dipende, in quanto territorio occupato, dipende da Israele. Ecco, però ci sono stati alcuni parlamenti di governi occidentali che hanno invitato i propri governi a riconoscere la Palestina, e lo stesso si è pronunciato in tal senso anche il Parlamento europeo. Per quanto riguarda poi il riconoscimento di stati da parte di stati occidentali, significativo è il riconoscimento ad esempio della Svezia, che in questo caso non solo il Parlamento svedese, ma lo stesso Stato e lo stesso governo svedese ha riconosciuto la Palestina come Stato ed ha affermato che ha tutti i requisiti per essere uno Stato nel senso del diritto internazionale. Per quanto riguarda l'Italia, noi abbiamo visto cos'è accaduto in seno al Parlamento italiano. Sono state votate due mozioni, per così dire, contraddittorie, perché da una parte una invitava il governo a riconoscere la Palestina, dall'altra la seconda mozione invece invitava il governo a farsi portatore del processo che era iniziato ad Oslo, al fine che ci possono essere due stati, ma non si è espresso a favore del riconoscimento immediato della Palestina, così come si è espressa la prima mozione. Il fatto è che il governo ha fatto proprio ambedue le mozioni, e quindi questo sotto il profilo del diritto internazionale, ma direi anche sotto il profilo diplomatico, è una cosa che lascia molto a desiderare. Devo dire che è significativo, peraltro, che la Palestina sia ormai parte di numerosi trattati internazionali che sono stati stipulati sotto gli auspici delle Nazioni Unite, quindi per poter aderire a questi trattati internazionali bisogna essere uno Stato, e recentemente la Palestina ha anche aderito allo Statuto della Corte Penale Internazionale, criticata da altri, ma diciamo queste critiche a mio avviso lasciano il tempo che trovano, perché le critiche sono venute da stati non parti dello Statuto della Corte Penale Internazionale, e ovviamente stati del genere non hanno nessun titolo per poter criticare l'adesione palestinese. Professor Natalino Ronzitti per l'Istituto Affari Internazionali. Grazie professore.